Nuovo video! Torniamo oggi con una cosa che abbiamo fatto poco tempo fa, in effetti. Ma voi sapete la mia passione sfrenata per Too Good To Go e per il cibo soprattutto, e per il cibo misterioso, perché amo le mystery box, quindi le mystery box di cibo sono veramente tutto. Cioè, mystery box di cibo, sentite come suona bene. Ok, mystery box di cibo di Too Good To Go. Tutti conosciamo Too Good To Go, è quell'app dove si salva il cibo, quindi tutte cose che andrebbero buttate, quindi a breve scadenza tu puoi comprarle a scatola chiusa. Molto semplice, ci sono mille video, anche miei, soprattutto su YouTube, che vi spiegano come funziona l'app. Da un po' di tempo, nelle città forse un po' più grandi, hanno introdotto questa box particolare che si chiama box dispensa. Già, torniamo con una box dispensa perché forse Too Good To Go mi guarda, anche se non mi calcola, però mi guarda perché io l'altro giorno ho fatto un video sulla box dispensa dove sono andata. Quello che sentite in sottofondo è Luca che mangia. Dove sono andata a prendere la box dispensa fino a Torgiano da Perugia. Perché a Perugia non c'era e io mi sono chiesta perché a Torgiano sì, a Perugia no. Il giorno dopo l'hanno messa pure a Perugia. C'era già da un po' a Torgiano, però l'hanno messa anche a Perugia e l'ho presa alla tabaccheria Pellas. Allora, la box si presenta così questa volta. Sì, c'è la busta di Too Good To Go, ho scritto Magic Box XL. XL perché effettivamente è una box da 7,99 euro e il valore questa volta non è triplicato, ma è 18 euro, o quantomeno dovrebbe essere 18 euro, mentre invece nelle box classiche di solito il valore è triplicato. Qui dovremmo avere 18 euro di prodotti di grandi aziende che, cito l'app, sono stati prodotti in eccesso o non sono stati venduti come pensavano di venderli e quindi vicini alla scadenza. Li mettono in queste box e le distribuiscono in tutta Italia. Ora, se avete visto il video dell'altra volta, alcune cose a scadenza ce le avevano piuttosto lunghe e mi sembravano anche tante novità. Quindi forse un po' di pubblicità, ma ci sta, ci sta. A noi ci piace la pubblicità, anche perché l'altra box ci aveva soddisfatto. E ora la mia domanda è: questa sarà uguale visto che la zona è la stessa e i tempi sono vicini? Allora, qui c'è l'etichetta, si chiama spesasicura.com. La data di scadenza è diversa perché qui è 31 maggio, quella dell'altra volta era 1 giugno. Quindi, vabbè, un giorno, però vuol dire che almeno una cosa è diversa. Mettiamola così. Comunque, pesco, è aperta, quindi qualcosa ho visto, però non ho visto tutto, cioè non ho sbirciato fino in fondo. Ah, vedi, questo l'abbiamo trovato anche l'altra volta. Riso scotti al parmigiano. Buona idea, risotto parmigiana con formaggio cremoso. E questo quando scadeva? Ecco, voi capite, no? Che secondo me questo hanno prodotto in eccesso. Ma non credo. Scade l'8 gennaio 2023. Magari lo vogliono solo dare con pubblicità. Non lo so. Rimarremo con questo dubbio per sempre. Pesco. Allora, anche questo è uguale, ma galatine sempre ben accette. Comunque le altre ancora non le ho finite. Sono brava, sono stata molto brava. È molto difficile, ma non le ho ancora finite. Buone galatine. Molto buone. Poi, oh, questo non c'era l'altra volta. Ah, le galatine quando è che scadevano? 1 giugno. Quando ci arrivano queste al 1 giugno? Allora, qua abbiamo Rio Mare Isughi, contorno e peperoncino di Calabria, ricco di tonno. Scade il 26 luglio 2022. Lo so, vedete, non capisco se è pubblicità o roba che c'hanno in eccesso. Comunque, bene, questo per quando Luca ricomincerà a mangiare la. Ah no, io ci posso far riso con questo. Cioè, vabbè, alla fine la Rio Mare non li faceva i sughi, mi sa. Forse no.
Eccole di nuovo le Doritos. Ne ho parlato ampiamente nello scorso video. Se non l'avete mai mangiate, andatene a cercare un pacchetto nel mondo. Forse non queste, perché queste sono Flaming Hot ultra piccanti Tex-Mex, saranno letali sicuramente. Io non le assaggerò assolutamente, perché quando c'è scritto molto piccante è molto piccante, come ho già detto. Ma se trovate tutti gli altri tipi di Doritos in una parete di patatine, compratele, anche se costano tanto, perché queste costano tanto, però compratele, perché regà, cioè, poi le patatine normali non mi piaceranno mai più, a parte a me che mi piacciono tutte le patatine. Poi, che c'è? Questi non c'erano, quindi per ora abbiamo trovato tre cose che c'erano e due cose che non c'erano. Riso scotti, così leggeri, chips di riso e sesamo. Carine queste. Queste scadono il 12 agosto 2022. Ecco, queste vanno bene pure per la dieta di Luca, vedi? Grazie Magic Box. Finito? No. Adesso. Questo c'era una cosa simile, però era la curcuma, mi sa? Boh. Perché... cioè c'erano e poi non c'erano più perché si è mangiate Luca, quindi non lo so. Questi sono Doria, semplicissimi, legumi e spezie, sfoglie con lenticchie rosse e paprika. Fonte di proteine ricchi di fibre. Sì, queste vanno bene per la dieta, sono cotte al forno. Ok, e quindi queste non c'erano, perciò siamo 3 a 3. Pesco, c'è un coso pesante. Che è? Ah, carino questo! Maionese originale Heinz in barattolo di vetro. Molto carina questa. E quando scade questa? La maionese c'è la scadenza lunga di solito. E infatti, 1 ottobre 2022. È molto lungo. Cioè, capite, non può essere un prodotto che è scadente. Cioè, non lo so, mi sembra troppo lunga comunque. Ottobre. Non ho idea. Continuo a pensare che sia più un fattore pubblicitario. Scrivetemi nei commenti, secondo voi è più pubblicità o più cose prodotte in eccesso come c'è scritto sull'app? Secondo me è più pubblicità, però ben venga. Quindi 4 a 3. Ah, c'è un'ultima cosa. Cos'è, uno scatolone? Cos'è? Mezzeas. Falafel Wrap Kit. In che senso? Non ho capito. Cioè, è un kit per fare i falafel. Ah, sì! No! Cioè, tu praticamente devi aggiungere dei ceci precotti confezionati, pomodori, cipolla, cetriolo e lattuga, e qui dentro c'è tutto il resto. Ma quanto è figo sto coso! Allora, dice, frulla una confezione di ceci con il falafel mix e mescola fino a ottenere un composto omogeneo. Forma 12 palline e friggere in 3 cucchiai di olio. Vabbè, friggitrice ad aria andrà bene uguale, no? Salute. Questa era Luca che starnutiva dopo aver mangiato. Oddio. Fino a quando saranno dorate e croccanti. Nel frattempo taglia pomodori, cetrioli, cipolle e lattuga nella modalità che preferisci. Scalda i sei. Ah, ci sono anche le wrap dentro. Oh mio Dio, ma è bellissimo. Scalda i wrap. C'è anche la salsa. Chiudi il wrap. C'è pure la salsa al melograno! Ma dove lo vendono su cose? L'avete mai visto nei supermercati? Perché, cioè, mi sembra una figata epica, ma io non l'ho mai visto al supermercato. Da dove arriva questo? È della Nestlé. Dai, questa è pubblicità. Dai, questa è pubblicità, perché io al supermercato non l'ho mai visto. E questo scade a maggio 2022, quindi a fine maggio. Quindi è questo il prodotto in scadenza più vicina, che fa sì che la busta scada il 30 maggio. Sì, ma
Mi state mentendo, questa cosa io al supermercato non l'ho mai vista. Qualcuno l'ha mai vista al supermercato? Mi potete scrivere nei commenti se avete visto questa cosa fighissima al supermercato? Perché secondo me no. Voglio aprirlo. Cioè, allora, se vi lamentate che i prodotti scadono ma li tenete nascosti, io una cosa del genere l'avrei comprata, conoscendomi. Ma guardate che meraviglia meravigliosa! Ci sono le piadine. Ma è bellissimo! Questo è il mix da mischiare con i ceci. La salsa al melograno per l'insalata. E la salsa tajin per condire i falafel. Dai, sta cosa non la vendono al supermercato. Perché io è una di quelle cose che mi sarei comprata e avrei provato in un video. Cosa che potremmo fare se vi interessa. Volete vedere come funziona in un video? Sì, io lo voglio vedere o comunque me lo voglio mangiare, quindi prima o poi lo vedremo. Quindi facciamo un bilancio. Allora, abbiamo questo prodotto fighissimo insieme a altri 4 che non c'erano nella box della settimana scorsa. E poi abbiamo 3 prodotti che si ripetono, ma molto graditi, tipo le galatine. Allora, queste costano almeno quasi 3 euro. 4,50, 5,50, 7, 2 euro costerà questa, 9, pure questi, 11, pure questo, 13, sì, a voglia, questo costerà almeno 5 o 6 euro, è pasto completo per 3 persone, no, vabbè, bellissima sta cosa. Allora, la cifra ci siamo, secondo me la superiamo pure, mi sa. Tra l'altro l'altra volta c'era la Simmental, tutti mi avete detto che la Simmental costa più di 5 euro. A chi la compra? Non lo so, ho paura. Qui nessuno l'ha ancora mangiata comunque, anzi la devo rifilare a Luca in qualche cosa, tipo insalata, qualcosa che non si aspetta. Vabbè, io sono di nuovo soddisfatta. Ora io aspetterei dopo la fine di maggio per prenderne un'altra, perché sennò ci troviamo le stesse cose, credo. Forse dovevo chiedere al tabaccaio se dentro c'erano le stesse cose. Comunque, tabaccheria Pellas. L'orario di ritiro è sempre molto lungo, perché so gli orari dell'apertura della tabaccheria. Vabbè, io sono di nuovo soddisfatta. Sì, 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 assolutamente sì. E quello lo proviamo assolutamente in un video. Quindi, da questa nuova box di Too Good To Go dispensa è tutto. Questa stava a dormire. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!